Siamo quasi al traverso di Santa Severa e abbiamo raggiunto Andrea Fantini con Patrizia Seconda, che se la sta battendo con il francese Michel Cohen, che dopo vedrete. E da lontano, intanto, mentre seguiamo Andrea, che è perfettamente in assetto e ci saluta con il Jennaker gonfio, la tutta randa, lui è al timone, lo vedete, perfetta l'andatura di Patrizia Seconda. Diciamo che siamo ben oltre i 12 nodi di velocità, mentre il vento è salito a 18-19 nodi di intensità, sempre da maestrale. E questa immagine in qualche modo è il simbolo della Roma per uno, perché Patrizia Seconda di Mario Girelli con Andrea Fantini, uno dei giovani navigatori solitari italiani emergenti, anche lui lo potrete sentire nell'intervista fatta alla vigilia in banchina. E con questa onda, la vedete, guardate come passa attraverso le onde dalla prua e con il passaggio sull'onda di maestrale del Class 40, del Poco 40, con il solitario al timone, il succo in qualche modo della bellezza della vela offshore in solitario. Con le immagini, quello che riusciamo a farvi vedere di più è quasi impossibile. Avete visto qui a destra il Figaro 2 di Michel Cohen, partenzona splendida, è stato il più rapido a tagliare la linea di partenza e continua a tenere, vedete, il fiocco e lo spinnaker arriva e quindi sta tenendo testa praticamente a una barca di 5 piedi più lunga. E poi con le immagini, quel poco ovviamente che possiamo farvi vedere, i due battistrada sono ormai irraggiungibili, con le vele più scure, il 50 piedi vento di Sardegna Ubiquiti di Andrea Mura, e ancora più lontano a sinistra l'enorme Jennaker bianco di fantastica Prismian con un Giancarlo Pedote scatenato, che evidentemente vuole subito riscattare la sfortuna di aver avuto l'avaria al timone prima della partenza. Adesso noi continueremo a raccontarvi la regata, torniamo indietro e risaliamo la flotta. Ed ecco adesso il primo della Roma per tutti, è il Cookson 50 Cippalippa 8. Hanno appena effettuato poco fa un peeling, hanno ammainato il frullone che avevano a riva, hanno issato questo bel Jennaker bianco murato sul Bonpresso, ma vedete che i lavori continuano, c'è anche un fiocchetto murato e poi tutta randa, equipaggio in manovra. Grande partenza per Cippalippa, a bordo c'è Francesco Diddi e c'è anche Roberto Spata. Grande velocità anche per Cippalippa, che beneficia di questa partenza e sta dando la massima potenza con questi 20 nodi di maestrale. Sono nettamente in testa al momento nella flotta della Roma per tutti. Adesso siamo ancora a ritroso, ripercorriamo la flotta. Questo è inquadrato adesso con questo enorme Jennaker molto potente, è il Felci 61, che è la barca più grande iscritta a questa edizione, con i suoi 18,45 metri. Agar 2 di Gregor Stimpfel con Aldo Scuderi. Vedete che naturalmente anche loro sfruttano al massimo il vento di maestrale, una partenza sparata possiamo dire per questa Roma per due, Roma per tutti, anche per i solitari della Roma per uno. Abbiamo visto molto bene anche Scricca, che è il Comet 38S di Leonardo Servi con Ciccio Manzoli, la nuova barca del team Bluone. Molte barche hanno deciso, anche questa sottovento adesso che è passata al Felci 61, di tenere a riva una trinchetta. E intanto con le immagini, quello che vedete adesso, sia pure un po' in lontananza, è il Neo 40 di Nino Merola e Andrea Caracci, che corrono la Roma per due, e in questa classifica mi sembra di poter dire che fino a questo momento sono in testa, sono i primi della Roma per due. Alle loro spalle però, ed è una prima sorpresa di questa regata, alle spalle del Neo 40, se riusciamo poco a poco, ma perlomeno per farvelo immaginare, il grande Jennakerone molto con le spalle molto larghe è quello di un classe 950, quindi pensate che grande prestazione, il classe 950 sta tenendo testa a barche anche più grandi. Adesso inquadrata un altro Comet 38, si tratta di Prospettica, che corre la Roma per due con un Comet 41S,
grande protagonista di tanti circuiti offshore, Giacomo Gonzi con Marzio Dotti. Eccoci che ci salutano. Anche loro, vedete che c'è solamente un timoniere, chissà se l'altro sta già riposando oppure sta facendo la rotta sotto coperta. Bella questa inquadratura, siamo proprio nel cuore della flotta. Se adesso le immagini di Alessandro Cece spaziano sulla sinistra e riusciamo, compatibilmente con le onde del maestrale che adesso sono contro di noi naturalmente, non più a favore, cominciate a vedere anche un po' il resto del colpo d'occhio, tutti i jetnaker e spinnaker colorati a riva con questo maestrale robusto che ha veramente salutato una partenza spettacolare della Roma per due, Roma per tutti e Roma per uno di questa di questo 2016. Allora, intanto abbiamo appreso adesso la notizia del ritiro di Fantomas, o perlomeno si sta quasi sicuramente ritirando. Questo invece è l'X35 Demon X dei ragazzi veneti che sono venuti dall'Alto Adriatico, eccolo qui. Li abbiamo intervistati anche loro in banchina. Corrono la Roma per tutti, ovviamente. Con questa bella immagine adesso, vedete che si vede la costa fino a ben oltre Santa Marinella, verso Fregene, si vede passare questo First 36.7, Bora First, e poi sullo sfondo altri spinnaker colorati, ma ahimè ancora più sullo sfondo, noi lo vediamo forse nella inquadratura, sarà difficile che voi lo vediate, la situazione di Fantomas, di Carlo Potestà, che ha comunicato via radio poco fa di avere un grosso problema allo strallo con il jetnaker arrotolato intorno allo strallo e ha annunciato quasi sicuramente di doversi ritirare. Quindi la Roma per uno perde un protagonista importante come il vincitore dei due anni fa, Carlo Potestà, con il suo Fantomas. Naturalmente tutto questo poi farà parte dei racconti ulteriori, ma noi volevamo esserci, volevamo raccontarvi, vi abbiamo raccontato questa giornata in qualche modo straordinaria di 20 nodi di maestrale con la partenza delle 65 barche della 23esima edizione della prima transtirrenica, quindi la prima regata offshore che ha letteralmente aperto col botto la stagione della grande vela d'alto mare, tutta da seguire ovviamente su Seili.it. Vi diamo appuntamento allo speciale nel corso della settimana con tanti contributi, interviste, i protagonisti della regata e poi naturalmente per tutto il resto della stagione. Con le immagini di Alessandro Cece da dal largo di Riva di Traiano, dalla costa di Civitavecchia, chiudiamo questa diretta. Arrivederci ai prossimi appuntamenti su Seili.it.